Entro stasera sulla nostra pagina Facebook, sui nostri social e poi sul sito pubblicheremo anche il link al video preparato da Sergio Caruso, se non ricordo male, e Francesco Fucillo, proprio specifico per il Linux Day Cosenza, è una introduzione di 8 minuti guidata a Sodi Linux. Adesso passiamo al talk Conoscere Blender di Dario Galantini di Blender Italia, che è partner di questo Linux Day, assieme a Alessandro Paterello, che è presidente di Blender Italia, che è un partner storico dell'HackLab da tanto tempo. Quello che facciamo è conoscere il software Blender, le potenzialità, i casi d'uso. E durante il talk ci sarà anche la proiezione di un open movie realizzato interamente con Blender. Allora, buonasera a tutti. Stasera parliamo appunto di un software open source completo. Il suo nome è Blender, edito dalla Blender Foundation. Io, come ha già detto lui, sono il vicepresidente dell'Associazione Italiana Blender Italia, un'associazione senza scopo di lucro che ha come scopo promuovere, divulgare e far conoscere l'uso di Blender in Italia, aiutare economicamente tramite donazioni la Blender Foundation, mettere in relazione i professionisti e non e dargli visibilità, e ci relazioniamo con la Blender Foundation. L'associazione, vista la distanza tra i soci che anche in Europa stanno, lavora esclusivamente online e abbiamo uno spazio dedicato sul sito blender.it. Parliamo di grafica 3D. La grafica 3D non è ormai una cosa che sta soltanto come una volta nello schermo o su un pezzo di carta. La grafica 3D è tutt'altro, soprattutto per molti di voi penso che lavorino qui nell'università. Ormai quello che facciamo nello schermo ce lo portiamo fuori. Un esempio, tra stampanti 3D, frese CNC, sono tutti apparecchi che servono per portare il lavoro che voi fate nello schermo nel reale. Io stesso cominciai diciamo, il mio viaggio nella grafica tridimensionale navigando nei mondi virtuali. Non so chi di voi conosce già qualcosa. Vedendo a parte la parte scenica, grafica, il social, tutto quanto, però ho scoperto che c'era dietro un lato economico. Praticamente tutto quello che vedevo, buona parte era gratuito, ok, ma la maggior parte era pagamento e fatta in ambiente esterno. Perché ho cominciato a girare, a chiedere, a indagare e sono arrivato a Blender, mi sono messo sotto a studiare e da lì non l'ho più lasciato. Magari ho lasciato più il mondo virtuale, ma Blender non l'ho più lasciato. Quindi, questa è la nostra associazione, con la parte dedicata nel sito di blender.it. Ecco, questi sono gli utilizzi della grafica. Qui ho messo una carrellata, diciamo, di utilizzi che molti di voi conosceranno sicuramente meglio di me, che vanno dall'ingegneria, architettura, ormai che ha preso largo piede il CAD, il 3D su questi ambienti, progettazioni meccaniche. Un esempio, io la prima cosa che feci quando ho preso una stampante 3D è ricostruirmi i pezzi che erano soggetti a rottura. Quindi mi sono messo là e me li sono ricostruiti. Archeologia, ormai sappiamo bene che fanno ricostruzioni di vecchie città, vecchi monumenti, geologia, astronomia, fino ad arrivare alla fine a video game, che è integrato anche nel motore di Blender. Che cos'è Blender? Blender è un software per open source della grafica 3D completo, in primis, poi vi spiegherò anche perché. Ha un'interfaccia multipiattaforma che praticamente gira su tutti i principali sistemi operativi, da Linux, Windows e Mac. È completamente modificabile l'interfaccia e base è uguale per tutti i sistemi operativi. Quindi, se voi doveste avere un problema, faccio un esempio della community, basta uno screenshot e qualcun altro che vede anche che ha un altro sistema operativo
vede il problema e lo può correggere senza problemi di Windows o Linux o così via. Ecco qua, completo. Perché ho detto completo poco fa? Perché noi andiamo dalla modellazione base fino al prodotto finito, compreso video editing, compositing e tutto quanto. Mo poi vi spiegherò un po' di termini. Prendete tutte le funzioni che vedete, si possono fare con un unico programma, senza ricorso a software esterni o editor esterni. Questo è un esempio che vi stavo facendo, modellazione 2D su 3D. Questa che vedete sembra un'immagine 2D, no, invece è un 3D con disegnato sopra il 3D. Può sembrare strano, ma Blender consente di fare anche questo. Questa è modellazione geometrica organica. Queste sono tutte immagini prese dai nostri associati, che molti sono professionisti e lavorano proprio in questo. Un altro esempio di modellazione organica. Ecco, questo è per il rigging, che sarebbe associare uno scheletro a una struttura, a un corpo, per poter dare un'animazione. Questo fa parte di ciò che riguarda l'animazione. Loop mapping che avete visto prima è questo, praticamente per poter utilizzare un oggetto 3D serve di poterlo mettere su un piano 2D. Ed eccolo qua, l'oggetto 3D viene scucito e viene portato su un piano. E questa è un'operazione di mappatura. Questo è possibile sempre con Blender, purtroppo la luce è un po' alta. Il fotorealismo, cosa che potrebbe sembrare una foto, ma non è una foto, sono oggetti realmente fatti in 3D, anche questi. Ecco qua, per chi di voi lavora magari con GIMP o altri programmi di fotoritocco, questo qua viene fatto nel compositing di Blender. Quindi un render viene lavorato come fosse un GIMP o Photoshop. Viene messo il blur, accentuati i bianchi, la sfumatura. Sono tutte cose fatte in Blender. Questo è un altro esempio, si mette il livello dietro dello sfondo e il livello avanti dell'oggetto 3D, sempre in composite. Questo, sempre la luce un po' bassa, l'ho fatto per rendere l'idea di come lavora con l'acqua, come rende i riflessi con l'acqua, il motore di render che ha Blender. E qui sul vetro. Stessa cosa, sembrano foto, ma non sono foto. Questo è per chi lavora sulla realtà virtuale. Questo render a 360 gradi, utile per i visori VR. Tutto possibile con lo stesso programma. Per chi lavora in ingegneria, architettura e vuole magari far vedere al cliente come verrà dopo un progetto, ecco il prima e il dopo, un palazzo aggiunto davanti a un altro. Idem, una casa in un paesaggio, magari un cliente c'è un terreno. Questi sono tutti sbocchi occupazionali per chi vuole entrare nel mondo della grafica 3D. Questo è, ve l'ho fatto vedere, per la simulazione dei fluidi, perché Blender simula fluidi, vento, fuoco, fiamme, fumo, tessuti, collisioni. Sono tutte cose possibili in Blender. Questo è un frame di un'animazione, logicamente. Per chi fa il game, invece, questo è un esempio di LOD. Il LOD, che sarebbe il livello di dettaglio, nei game è utilissimo. Perché? Perché la scheda grafica non riesce a lavorare a pieno carico quando la camera si allontana. Quando la camera si allontana dall'oggetto principale, quello che sta in fondo è necessità di accalare il numero di vertici. E quindi si creano diversi tipi di LOD. Come vedete, i vertici sono 617, fino in primo piano, che è quello più visibile, 2287, però sembra lo stesso disegno. Questa è una cosa che si fa proprio per i game e anche per Second Life, perché ecco altri sbocchi occupazionali per chi magari si occupa di locandine, che può fare pubblicità, grafica. Queste sono tutte cose che si possono fare tranquillamente, per esempio di pubblicità. Sempre se intendete prendere questa strada,
Ed ora, come iniziare? Come iniziare? Allora, Blender, diciamo che in rete siamo pieni di tutorial, ce ne stanno veramente tanti. Io da lì ho cominciato, all'epoca Blender.it non c'era. Però noi, ad esempio, in Blender.it abbiamo una sezione corsi, di cui c'è il corso base voluto da Francesco Andresciani, che è uno dei 9 o 3 insegnanti certificati in Blender, ed è veramente eccellente. Quindi se volete iniziare a fare, diciamo, questa strada, vi consiglio assolutamente di passare dal sito. Ora vi faccio vedere applicato quello che è tutte le immagini statiche che vi ho fatto vedere. Questo qua è l'ultimo promo edito da Blender. Tutto questo qua è l'unico programma. Ho fatto tutto con lo stesso programma. This is 327. I'm going in. You've got here. Is it usually this empty? Senza software esterno. Penso che non è poco. Ma gestisce anche l'audio. No, l'audio è una traccia che si inserisce però nello stesso programma. Altrimenti uso l'audio parlato, però si inserisce direttamente nello stesso programma, senza video editor. Si può inserire su solo il
Quindi come? Se acquisisce anche dentro una piattaforma di Linux, come... Sì, sì, viaggia anche su Linux, anzi. Logicamente l'unico problema è sempre l'hardware grafico. Perché ovviamente c'è. Però parliamo di... A questi livelli si usano render farm abbastanza grandi. Però per quello che vi ho fatto vedere prima, basta un normale hardware grafico che tutti hanno su un PC. Logicamente... Io ho un paio di domande. Anche qua. Allora, una considerazione, cioè, per il metodo del token di prima, penso che essendo un software gratuito possa essere ottimo anche come software didattico per le basi con le persone SD. Ma anche per la didattica normale, le presentazioni sicuramente vengono fatte meglio, con un'immagine magari in movimento, sì. Magari in scuole medie, no, scuole superiori, forse ragazzi già potrebbero fare, se hanno laboratori qualcosa, anche giusto un suggerimento così. L'altra mia domanda è a livello calabrese, com'è la community di Blender? Perché io mi ricordo che l'università Alessandro faceva degli incontri una volta, quella cosa un po' sfumata. Si fanno ancora? O poi diventano poi con Blender punto di vista una community virtuale? Che no, ma io so che lui a volte esce quando lo chiamano da qualche incontro, non è un problema quello. Perché siamo fatto il Blender ma sì, mi ricordo. Si è citato, sì, sì, sì. No, ma lì ti posso dire io semplicemente che il viaggio che ha ridotto le attività e quindi poi... Non so se Alessandro stesse continuando, visto che io non conoscevo quindi canale, ci sono più di persone, ma che hanno... Sì, se fate degli incontri, se vi sentite via, non so, avete un canale Telegram, piuttosto che Facebook, o il sito... C'è anche il gruppo Facebook, delle scale, certo, c'è un WhatsApp, c'è solo una faccia. Con tanti servizi aggiunti, sì, ma infatti, ma noi praticamente possiamo lavorare anche tranquillamente online perché qualsiasi cosa, qualsiasi problema da un utente si risolve direttamente in rete. Poi, se ci chiamano magari gruppi di studio o altro, allora si interviene diversamente, come in questo caso. Però online noi risolviamo tutto. Ma in Calabria, almeno quanti blenderisti ci sono? Sono spazi, non stanno tutti nelle mappe del Blender che sta nel sito, però ce ne stanno diversi che utilizzano questo software. Voi c'è qualcuno che lavora nel campo? Scusate, ma in ambiente per esempio aziendale, se vengono le operazioni di giochi, vengono utilizzati framework, per esempio Unity o Unreal Engine, oppure utilizzato Blender? È una mia curiosità. Ah, Blender è gratuito. Tu cosa per qualsiasi presentazione che tu vuoi fare, senza dire diritti a nessuno, è una licenza in UGPL, quindi puoi farci quello che vuoi. Quindi ognuno può scegliere per qualsiasi software. Noi consigliamo sempre Blender, apposta perché è gratuito. Non è particolarmente impegnativo e con la nuova interfaccia si studia abbastanza velocemente. Poi certo non possiamo, ognuno si specializza su una cosa, la grafica non è che uno fa parte della modellazione e va al editing, una sola persona, no, generalmente sono diverse persone, e chi modella, chi testualizza, chi anima, chi compone, cioè sono diverse branche, cioè non è tutta una persona che fa questa cosa. Però come avete visto c'ha diversi sbocchi occupazionali la grafica, soprattutto per il livello pubblicitario o di fotografia. Non ci sono aiuti perché di fatto con Blender puoi fare quello che vuoi. Io invece ho delle cose in più, io non sono un esperto, quindi non conosco che bene. Però per esempio faccio anche sul mobile, sapete la più piattaforma, non sempre. Blender, chi si occupa di scripting può anche creare hardware con Blender, cioè è un software libero, quindi problemi ce ne stanno. Chi studia C++ o Python può anche intervenire a livello software. Rispetto a Lightware di Studio Max, diciamo, è molto diversa la progettazione, cioè proprio la creazione della. Se questo per il tipo, o diciamo sono parti similari,
Allora, no, diciamo che 3D Studio Max non può fare tutto. 3D Studio Max è modellazione, poi è non poco costosa, diciamo, anche. Quindi non riesce a fare tutte queste cose. Non ha un video editing interno, come non ha un composite, non veramente rende. Però diciamo che il migliore è Blender attualmente. E io che ho cominciato da una vecchia versione che era la 2.49 ad oggi, che stanno alla 2.8 beta, si è implementato tantissimo. All'epoca sì, si poteva soltanto fare modellazione e rendere. Ora parliamo di un filmato completo con un nuovo programma ed è ancora in evoluzione. Quindi migliora tantissimo anche il fotorealismo con il motore. Sì, adesso hanno implementato lì sulla 2.8. Già Cycle è stato usato. Cycle è spettacolare a livello di riflessioni. Certo, un po' come calcolo ci impiega un po' più tempo, ma a livello di riflessioni vetro e luci è spettacolare. Tipo quell'immagine degli scatti, che era molto più fotorealismo. Cycle. Sì, quello è Cycle, certo. Anche perché il motore interno al render è stato tolto adesso, nella 2.8 è stato implementato lì. Qui c'è solo Cycle? No, è lì adesso c'è. Nella 2.8 c'è Cycle ed è lì. Ah, questo non lo conosco. E sicuramente si utilizzava prima, è lì, e adesso l'hanno implementato all'interno del render. Sì, più veloce. Non l'ho portata alla 2.8 perché è ancora in versione beta, quindi non è stabile ancora. E hanno cambiato completamente l'interfaccia, l'hanno migliorata ancora. Quando uscirà? Si presume verso aprile, dopo le notizie che ho. Verso aprile devo uscire. Comunque, già io uso la 279 e è meravigliosa. Vabbè. A posto. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Dario che ha fatto velocissimo. Sorpresa. Anche qua gli open movie di Blender, questo che abbiamo visto, ma anche il link a tutti gli altri, li posteremo poi nel materiale che pubblicheremo sul sito a corredo dell'evento, assieme a tutte le slide, per esempio, eccetera.